È chiaro che con una incidenza così alta, superiore a 2000, non è una cosa, non dico sostenibile, ma non è utile, perché noi potremmo arruolare tutto l'esercito e fare in modo che l'esercito chiami tutte le persone. Non rappresenta più una misura di mitigazione del rischio. Questo, il fatto di contattare tutte le persone, non blocca la circolazione del virus, perché adesso, mantenendo tutto aperto, non c'è più nessuna barriera. La constatazione di partenza è questa e arriva dalla massima autorità tecnico-scientifica della regione, il Dipartimento di Prevenzione, che attraverso la direttrice Francesca Russo sta discutendo le nuove regole con governo e CTS. Questo non significa che il tracciamento non serva, ma va ricalibrato. Il contact tracing potrebbe essere focalizzato ad alcune categorie a rischio, in alcuni ambienti a rischio, che sono le comunità chiuse, per le persone particolarmente fragili, per cui è molto importante valutare il contesto. Insostenibile è anche l'attuale gestione delle scuole, forse l'anello più debole della catena, con tutte le ripercussioni operative e familiari. Una discrasia, una discrepanza fra quelle che sono le norme e quelle che sono le indicazioni, che non è sostenibile. Sappiamo che anche loro, diciamo, loro per dire a livello centrale, si è reso conto di questo e quindi adesso sta, diciamo, rivedendo questo tipo di percorso. Insomma, rivedere le azioni di sanità pubblica è la priorità, concentrandosi sulle situazioni più a rischio, per il resto si ritorna alla responsabilità individuale. Che cosa succede per l'utente? Aumenta la responsabilità individuale, è ovvio, perché la persona che non sta bene, perché ha febbre, perché anche se non fa il tampone, non ha la certezza che si tratti di Covid, cerca di stare a casa e aspetta il miglioramento dei sintomi. Quindi la responsabilizzazione della persona è molto molto importante.